Ecco, amici, togliamo la sigla e un piccolo intervento ante Bologna-Lazio, una partita che io attendo con una grossa ansia perché non mi piace quello che succede, lo sto dicendo da mesi, dall'inizio del campionato. Questo è un campionato taroccato, questo è un campionato che loro vogliono i primi posti, Juventus, Roma, Napoli, Milan. Fiorentina, Milan, Inter e si giocano il sesto posto tutte le altre. Con l'ho visto qui nel primo tempo di Atalanta Fiorentina, falli non fischiati contro l'Atalanta, falli fischiati contro la Fiorentina che forse non c'erano, qualche ammonizione di troppo e poi io seguirei a dire che a questo punto del campionato gente che corre come Grillo. Come dei no, dei grilli, i grilli non corrono, zompettano, che corrono come assatanati, come Bolt, ma poi Bolt faceva una gara mattina, una gara pomeriggio, il giorno dopo e la finale dopo 3 giorni, perciò non è che faceva 90 minuti di corse di sprint. Ecco, allora a me queste cose mi puzzano, squadre che corrono come assatanati, non so i controlli. Si sa chi è che dirige, va bene, stiamo zitti così, la buona fede dell'arbitro è fuori dubbio, peccato, qualche ammonizione che non c'era più, è uno schifo di partita, grazie a tutti. E Bologna-Lazio, temo molto, perché se la Lazio non dimostra subito di essere più forte e di metterli subito sotto e fargli 2 o 3 gol nel giro di 50 minuti sono dolori perché qualcosa si inventeranno in buona fede. E abbiamo subito un amico che aggiunge qualche cosa, anche se è ora di pranzo di fatto, ma comunque abbiamo noi laziali, siamo superiori a tutto. Nicola Del Vecchio, ci sei? Eccomi, sì, eccomi qua. Allora, vai, che Allora, sensazioni hai tu? Ecco. nessuna. Ho speranze, sensazioni no. Sensazioni positive perché comunque so che c'è una squadra che farà sempre il suo dovere, continuerà a lottare tutte le partite. Sì. Non credo che l'unica che poi per me era giustificatissima, il risultato l'abbiamo visto, qual era il motivo. È stata la partita ultima di campionato con l'Udinese, abbiamo praticamente non giocato la Lazio, siamo riusciti a strappare la vittoria con rigore, ma c'era ovviamente una giustificazione, una spiegazione a tutto ciò, Certo. ovvero 3 giorni dopo il derby che è andato come è andato e ha consacrato la Lazio tra le prime del campionato. Perché vada come vada, pure la partita di ritorno, il dato oggettivo è che non arriverà terza, non arriverà quarta, ma la Lazio è tra le prime 3-4 del campionato. Sì, sì, sì. Perché battendo l'Inter e mettendo in difficoltà la Roma, questo significa. Tra Certo. l'altro voglio notare che la sconfitta di ieri della Roma è figlia della sconfitta che ha avuto con la Lazio, Certo, certo. perché la Roma era più che in stato, diciamo, di debito d'ossigeno, anche magari più che debito d'ossigeno c'era qualche calciatore, specialmente quelli della difesa, Vedi Fazio che dopo splendide partite. Ha fatto flop anche ieri, vedi pure Manolas che era mezzo infortunato, più che appunto è stato un fatto psicologico Sì, secondo me, sì, sì. oltre che ovviamente giocare dopo 2 giorni e mezzo, neanche 3 giorni pieni, perché ha giocato il derby di sera e gioca sabato alle 3, quindi questa per carità è una giustificazione che regge, che ci sta. Però secondo me l'aspetto, la botta insomma, che hanno ricevuto, perché poi è facile dire meglio giocare subito così dimentichiamo la sconfitta, non è così, Infatti. non è così. La Infatti. sconfitta pesa e come? E nel primo tempo fino al secondo gol del Napoli questo aspetto diciamo, psicologico negativo ha inciso sul risultato. Sì. Poi
poi insomma si sono ripresi, hanno un po' giocato da Roma, hanno avuto pure molta sfortuna per la prima volta, perché hanno avuto sempre fortuna secondo me. Certo. In molte partite che hanno vinto. Sì, dopo il 3, dopo il 3-0, se ci fosse stato il 3-0, peccato, proprio sfortunato lì in Napoli, la Roma sarebbe finita e riuscita ad alzare un po' la cresta. Se poi se gli permetti, magari con errori che ha fatto pure il portiere, di rinvii, che facevano pure diciamo i centrocampisti perdendo palla, sì, sì. Se gli permetti alla Roma di recuperare, poi sono dolori. Comunque, per tornare a noi, questo comunque era legato alla nostra grande, certo, che ancora continua nella mia mente. Sì, sì, sì. Storia. Stasera è un'altra cosa, purtroppo, cioè non possiamo dire, sì, la vittoria dà sempre molta energia, per carità, però dipende dall'atteggiamento, infatti su questo molto insiste Inzaghi, no? Sull'atteggiamento, sì, sì, mentale, sì, sull'approccio che tu hai con una gara nuova, e quindi se la Lazio, come sa, gioca la Lazio, ci prenderemo questi altri 3 punti, altrimenti purtroppo no. Perché tutte le partite, anche se il Bologna non, insomma, sta è salvo, ma praticamente sta nelle parti basse della classifica. Sì. Poi tra l'altro viene da 3-4 sconfitte e da solo un pareggio nelle ultime 5 gare. E comunque è una squadra che qualche giocatore buono ce l'ha. Certo, certo. L'allenatore buono ce l'ha. E quindi, poi tra l'altro ricordiamoci all'andata. È ecco, ecco. Abbiamo strappato la vittoria a supplementari. Esatto. Però io ricordo che poi questi due domeniche dopo hanno fatto la partita contro gli abruzzesi, praticamente uscendo fuori dall'area per far arrivare gli abruzzesi in zona tiro, e hanno vinto tranquillamente gli abruzzesi. Lo so, dipende molto da come si sentono gli avversari nostri e degli abruzzesi. Comunque, la differenza tecnica c'è. La differenza tecnica c'è, ma voglio dire, abbiamo annullato magari per una partita, per carità, adesso non voglio esagerare. Differenza tecnica con Inter e Roma. Ecco, scusa un attimo. No, parla che devo controllare una cosa. Ecco, un attimo. Sì. E quindi attimo. Diciamo che le volte le differenze tecniche non contano, perché conta di più l'approccio, conta il cuore che tu metti e che va praticamente a superare gli ostacoli anche di natura tecnica, e poi anche le circostanze, come dici te, pure gli arbitri alle volte, però insomma sono tutte cose che vengono dopo. La cosa principale è che tu la tua classe, la tua tecnica la metti sul campo, la tua grinta la metti sul campo, certo, e passi e riesci a sì, 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 questo. Oltre la capacità tecnica, che sempre è determinante, ma forse è ancora più determinante la voglia di vincere, abbinata alla superiorità tecnica, uno deve vincere, deve, non è che c'è discussione, deve vincere se vogliono arrivare in Europa League, se no peggio per loro, capito, giusto? Comunque l'Atalanta ha gridato al gol, ma la palla non era entrata, l'arbitro ormai viene avvisato subito se la palla ha superato o no la linea di porta. Non l'ha superata, il portiere della Fiorentina è stato bravo a cacciarla fuori, ma neanche alla linea è arrivata la palla. Però subito... Io non sto vedendo, ma com'è che è 0-0 sempre? Sì, sì, 0-0, ma subito tutto lo stadio inferocito voleva il gol. Ma sai... Stavolta non è riuscito a darglielo l'arbitro, forse alla prossima occasione ci sarà un rigoretto per l'Atalanta. Ma che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire, mio caro? Allora, noi possiamo anche chiudere qui, abbiamo detto tutto, io ho fatto il mio commento. Ecco. Non possiamo dire sulla formazione quella che sarà, perché pare che sia ancora top secret. Quindi, sì, sì. Quindi vediamo un attimo che succede. Comunque succede, cioè, e quello magari è un secondo aspetto, l'aspetto principale è quello che abbiamo detto, perché poi se gioca o meno Immobile, se gioca o meno Keita, o se gioca o meno Lulic, c'è poca differenza, sì, secondo me. Sì, esatto. Bene. Allora, bene. Caro Nicola, noi ci diamo appuntamento a lunedì per questa è la Lazio, giusto? E così vediamo, commentiamo questa presentazione che abbiamo fatto. Perfetto, bene. Un abbraccio e buon proseguimento. Ciao Nicola, ciao. Cari amici, avete sentito il nostro Nicola Del Vecchio,
siamo stati veloci e adesso chiudiamo qui. Buon proseguimento di questo weekend che era cominciato specialmente dalle parti di Roma e a Roma con l'acqua e adesso sembra che la giornata si stia riprendendo. Bene, arrivederci a tutti e naturalmente il grido è uno solo. Forza Lazio! Ciao a tutti!